buonasera cari soci, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ero a montare un piccolo video matrimoniale. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere così tanti presenti a questa serata un po' particolare. Come vedete è un'edizione speciale del ANV Film Festival, perché sarà un ANV Wedding Film Festival. Intanto vorrei ringraziare chi ha permesso tutto questo, quindi voi, lo sponsor che poi inviteremo sul palco, e invito a salire qui insieme a me il caro presidente Daniele Donati. Ciao Daniele, ecco, siamo qua in questa nuova veste, no? L'edizione speciale del Film Festival. Vogliamo un po' descrivere quello che accadrà stasera? Allora, innanzitutto edizione speciale perché di solito abbiamo le quattro categorie con i cortometraggi, videoclip musicali, eccetera. Che abbiamo fatto l'ultima volta a novembre. Abbiamo fatto questo cambio di programmazione, perciò per questo è dedicata solo al wedding in questa edizione e soltanto ai soci. E dal prossimo anno, no, è aperta a tutti. Dal prossimo anno ritornerà la classica edizione. Ah, ringraziamo appunto i giudici del contest. Qua abbiamo soltanto i due terzi dei giudici che allora, hanno votato le categorie in gara. Abbiamo qua Costas. Abbiamo Costas e Jessica Ballerini. E a casa che ci segue sicuramente è Rodrigo Zadro, che salutiamo. Allora, grazie mille innanzitutto per il tempo che avete messo. Avviciniamoci un po' a favore di camera. Per il tempo che avete messo a disposizione per valutare questi video. Volevo chiedere solo se avevate qualcosa in generale, un'opinione da dare su quello che avete visto. Diamo il microfono, prima tu Costas, dai. Innanzitutto volevo ringraziare la NV per l'invito, per me è la terza volta che sto qui, quindi sto diventando della casa. Per quello che riguarda il contest, abbiamo avuto un contest unicamente italiano. Il livello, come abbiamo visto anche in alcuni film oggi, il livello è stato molto, molto alto. Abbiamo film di buona qualità, quindi è stato difficile scegliere i vincitori. Per questo ci fregiamo del piacere di aver anche di essere stati fautori un po' di queste migliorie, perché già è da 12 anni, 13 anni che siamo sul, diciamo sul, aiutami, non mi lasciare da solo. No, che siamo sul mercato come associazione, e quindi abbiamo sempre in qualche modo supportato e aiutato chi vuole crescere in questo ambiente. Infatti tu invece? È importantissimo partecipare a dei contest del genere, e volevo fare un applauso a tutti. Che bravi, bravi ragazzi. Non è facile mettersi in gioco, e l'hanno fatto nel migliore dei modi, e sono molto contenta di aver conosciuto tante realtà che non conoscevo, mi ha fatto molto piacere. E noi siamo felici per questo. Un grande applauso. Non ti allontanare che per te. Un applauso per i giudici. Un piccolo ringraziamento. Ecco, c'è un piccolo pensiero per Jessica. E per Costas. Grazie ancora del tempo che avete dedicato per questa valutazione. Una bella foto per noi con i trofei in mano, grazie. Anche questo, chi è il fotografo della serata? Fotografo ufficiale. Ottimo, grazie ancora. Grazie mille ragazzi. Potete accomodarvi. Poi consegnerete i premi. Sì, poi già. Posiamo, attento al microfono che sta per cadere. Niente, volevo soltanto... Tra qualche secondo inviteremo naturalmente chi ci ha aiutato, chi ha contribuito alla realizzazione di questo video e di questa serata, ed è Fova. Per questo voglio far salire sul palco Dario Urso. Un applauso per favore. Intanto ci vediamo questo video. Benvenuti a Torino. Prima capitale d'Italia, ma non solo. Prima capitale dell'auto. Prima capitale del cinema, della moda, della pubblicità. E oggi come ieri,
grande capitale del design. Qui, ogni giorno, lo spirito visionario dell'imprenditoria piemontese dà vita a nuovi progetti, fa nascere nuove realtà produttive, fa crescere nuovi talenti. Per questo, proprio qui, nel polo industriale high-tech di Moncalieri, a due passi da Torino, abbiamo voluto porre solide basi per la nostra azienda e per il nostro sviluppo. Ogni giorno, da qui, ascoltiamo il respiro del mondo, osserviamo la sua evoluzione, percepiamo i suoi cambiamenti, interpretandoli e facendoli nostri. Importiamo conoscenza, tecnologia, lifestyle, per viaggiare sempre alla velocità dell'innovazione. Ogni giorno apriamo i nostri spazi al talento di ognuno, al progresso collettivo, alla ricerca di nuovi paradigmi. Negli anni abbiamo evoluto spazi, metodi, tecnologie. Abbiamo saputo rinnovarci, organizzando sempre meglio flussi e gestione. Abbiamo visto i risultati dare ragione al nostro impegno. Siamo cresciuti nei numeri, nei volumi, nell'efficienza delle spedizioni. Siamo cambiati, facendo ogni volta meglio della volta precedente. Ogni giorno. Gruppo 4One Italy. Technology made in world. Experience made in Italy. Urso. Ciao Dario. Grazie, grazie per il supporto che ci dai già da diversi anni per queste manifestazioni e anche per supportare tutti i nostri soci. Allora, volevo, prima di darti la parola, volevo dire questo. I vincitori, il primo premio di ogni categoria, le categorie in gara sono film brevi, engagement, teaser ed SDE. Al primo di ogni categoria ci sarà, oltre al, al trofeo, un voucher di 100 euro su, di prodotti FOVA, poi vi metterete in contatto con Dario. Quindi a te la parola, un po' esprimere le tue sensazioni, le tue impressioni, ogni volta è sempre diverso, no? Speriamo di migliorare sempre, noi ce la mettiamo tutta come, come direttivo, però un tuo feedback sarebbe, sarebbe utile. Allora, intanto grazie a tutti, grazie per l'ospitalità, perché devo dire il crescendo di questi anni ha migliorato le relazioni e mi ha permesso di riuscire a creare anche un feeling con tanti di voi che mi permette di essere veramente come se fossi a casa. Al direttivo, che comunque mi dà la possibilità di continuare a essere partner di questo grande gruppo, all'azienda che ci concede la possibilità di dare una mano per nel piccolo che riusciamo a fare rispetto, insomma, allo sforzo sicuramente di tutti, ma anche alla disponibilità, come accade spesso, di poter provare, testare attrezzature, sembra a volte dato un po' per scontato, ma l'impegno, i rischi, i costi di mettere materiale a disposizione sono sempre importanti. E l'invito, devo dire, la possibilità di essere in questi eventi è sicuramente importante per noi come azienda e per voi come, e per noi specialmente, perché sappiamo di avere alle spalle un brand abbastanza importante, un gruppo di brand che ci coadiuva laddove noi ne abbiamo bisogno. L'unica piccola aggiunta: nel crescendo, da quando sono entrato un po' a piccoli passi nell'associazione come partner, devo dire che sempre andiamo meglio, sarà anche perché mi sento più a casa, mi sento in famiglia, quindi questa familiarità ti dà una percezione sempre migliore, però anche lo spirito, devo dire, le relazioni che si vede, la collaborazione, il dialogo, lo scambio, mi sembra che stia sempre migliorando. Dobbiamo riuscire a portare a casa un po' più di utenti, noi ci dobbiamo provare, professionisti, perché sicuramente potremo fare molte più cose. Cerchiamo sempre di sensibilizzare i nostri soci e far capire che comunque l'associazione è di tutti. Chiedo scusa, l'associazione è di tutti, quindi ognuno ha una responsabilità nella crescita dell'associazione e deve dare il suo contributo. Da associato cioè non esiste il direttivo che decide, ma l'associazione, da come la vedo io dall'esterno, non partecipando insomma alle vostre cose interne, ma mi sembra che metta alla pari e sul piano tutti quanti. Vabbè, ti ho fatto venire. No, mi hai fatto venire il mago. L'emozione. L'emozione, quello senza dubbio, perché abbiamo visto anche
i cambiamenti di volta in volta, quindi in positivo. Siamo contenti per questo. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a te. Buona grazie serata. A Fova. Allora, scusate se sono un po' impacciato, però anche per me è difficile stare davanti alla camera. E un attimino di break giusto per inumidire la mia corda vocale. Grazie Presidente. Ora direi di entrare nel vivo della serata, che è quello che interessa a voi, così scopriamo chi sono i vincitori. Allora, la prima categoria in gara è SDE e presentiamo naturalmente il terzo classificato, che è Giuseppe Cimino. Sono pronte a sgomitare per prendere i cucchiai. And beautiful.
the shortness of breath, I'll explain the infinite, how rare and beautiful it truly is that we exist. Eccoci qua, chiamiamo sul palco Giuseppe Cimino. Dai, vieni Giuseppe, fai il giro di là, dai, non ti fare richiamare. Complimenti Giuseppe, tutto a posto? Come siamo? Emozionati? Diciamola qualcosa. Jessica ballerina che è ora... Ballerina perché sei una ballerina. Ci stiamo consolando. Quanto cognome. Dai, due parole le puoi dire. Bagno dov'è? No. No, grazie, veramente non me l'aspettavo, non me lo sarei mai aspettato, diciamo, non lo so, è emozionatissimo, non è abituato a stare davanti alla camera, è abituato a stare sempre dietro, dai, tranquillo. Grazie tranquillo. Davvero. No, grazie a te. Il premio. Grazie. Mettiamolo al centro, una bella foto. Vai, grazie. Vai Peppe, grazie ancora a te. Allora, passiamo al secondo classificato. Il secondo classificato è... Federico Cardone. Palco Federico Cardone, premia Costas. Buonasera. Buonasera. Grazie di cuore. No, grazie a te.
Un'impressione, te li tieni in mano, un'impressione intanto a caldo? Sono contentissimo, che non me l'aspettavo chiaramente. E vi ringrazio come associazione appunto perché ci date sempre la possibilità di metterci in gioco anche in questo caso in varie categorie, no? E quindi sperimentare sempre diverse cose in diverse categorie, quindi sono davvero contento. Grazie a te per aver partecipato, questo è il premio. Una bella foto, rimani qua Costas, mettiti al centro, bella foto. Ok, grazie. E adesso passiamo al primo classificato. Il primo classificato è... Michele Telari. Amore, my friend, my partner, love of my life. We're a team. When we're together, there is nothing we can't overcome. From the first time we saw each other, I knew there was an invisible thread between us. I always felt like I knew you before in probably some previous life. And I'm very grateful to have met you in this life again. Lisa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I don't want to anticipate anything, but Silvio and Lisa has done something really, really cool. La danza mi è sempre piaciuta parecchio e quando ero a Londra ho insegnato latinoamericani, salsa, queste materie qua. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. No, 'cause I Silvio and Lisa, ladies and gentlemen. Wow. Ci complimentiamo ancora con Michele Telari. Michele purtroppo non è questa sera qua con noi, quindi lo salutiamo, ci complimentiamo con lui e ricordiamo che oltre al premio, quindi al trofeo, c'è il voucher di FOVA per la cifra di 100 euro spendibili nei prodotti FOVA. Quindi Michele, ti arriverà tutto a casa, te lo spediremo prima possibile. Ciao. Voi non vedete le facce di chi c'ho qua davanti, però lasciamo perdere. Allora, cambiamo categoria e passiamo alla categoria dei teaser. Vi facciamo vedere il terzo classificato che è... Luca Moretti. Tutto questo fondamentale è l'imparare a chiedere e a donare il perdono. Fondato su un amore che non ha limiti e riserve e che ogni giorno sappia rafforzarsi e crescere, fonte e misura di ogni amore che sia vero, umano e per sempre.
venire a premiare il nostro caro Luca. Complimenti Luca. Diciamo che Luca è uno degli ultimi iscritti, se non erro, giusto? La tua impressione, visto che già ti sei preso un terzo premio alla prima iscrizione. Come ti è sembrata questi due giorni? Ancora c'è domani, vedi? Tieniti un po' di energie. No, per favore camera, ricordatelo. No, è sempre bellissimo essere qua, e come anche l'altra volta che ho partecipato, non al contest, però c'ero. Ok. Okay. Però sempre bello. Tutto a posto? Ti sei trovato bene? Sì, sì, benissimo. Ok. Diamo il premio. Una bella foto qua al centro. Vieni al centro. Ok, grazie. Passiamo al secondo classificato. Il secondo classificato della categoria teaser è... Saverio Loiacono. Credo che non sia facile trovarsi in una situazione del genere. Ieri mattina Saverio ci ha lasciati, e per noi è stata qualcosa di veramente forte. Quindi Saverio, laddove tu ci possa sentire, in qualsiasi posto tu sia, ci segue. Sicuramente ci complimentiamo con lui per ogni cosa, e un abbraccio va alla famiglia. Un sostegno morale da parte di tutta la NV. Presidente, non ci siamo mai trovati in una situazione del genere, quindi non è facile gestirla. Non ci sono parole. Saverio doveva essere qui con noi, in un certo senso c'è, è molto presente, perché dentro di noi è una delle situazioni più imbarazzanti, più difficili diciamo, certo. Indescrivibili, senza parole. Ovunque tu sia, Saverio, spero che starai vedendo sì, i tuoi traguardi. Sai che noi tutti siamo sempre con te. Io farei un altro applauso e qualche secondo di silenzio in ricordo di Saverio. Siamo costretti ad andare avanti comunque, quindi vi presentiamo il primo classificato. It's a new life for me, yeah.
Invitiamo sul palco Marco De Nigris. Scusate. Complimenti Marco. Grazie. Complimenti veramente. Grazie. Dai, le tue impressioni, dai. Bellissima emozione. Comunque, piacere di partecipare. No. Piacere di partecipare soprattutto quello di confrontarsi con tanti amici. Forse spento. Ok. Ok. Okay. Dicevo, il piacere di confrontarsi con tanti amici e colleghi e quindi insomma è sempre un enorme piacere. A maggior ragione ringrazio anche i giudici che hanno votato il video e che insomma, l'hanno ritenuto adatto a questa categoria. No, no, sì, quindi... la tua bravura si evince dal primo secondo, quindi... E Costas, il presidente porta il tuo premio offerto da FOVA. Un buono 100 euro di FOVA da spendere. Una bella foto, mettiamoci in posa ragazzi, mi raccomando. Bene, presidente. Guarda là. Ottimo. Grazie ancora, grazie ancora. Allora, adesso passiamo alla categoria engagement. Vi facciamo vedere il terzo classificato. Fabio Bola. Lo so che ti suona smielato, ma l'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico, buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Bene. Dimentica il cervello e ascolta il cuore. Invitiamo sul palco Fabio Bola, non sappiamo se c'è, non c'è? Ok, glielo faremo pervenire a casa, tranquillo. Allora, adesso passiamo al secondo classificato, che è... Mario Albanese Pereira. Ti amo. Ho sempre pensato che fosse una frase inflazionata. Sarà perché pronunciarla mi mette a disagio. Una frase carica di aspettative. Passione, attrazione, avventura, euforia, struggimento. Che si scontra inevitabilmente con la realtà. È solo una questione di tempo. Lasciando così spazio al sapore amaro della disillusione. Lasciando così sospese nell'aria domande che non trovano nessuna risposta. Lasciando così che il cinismo protegga la nostra parte più vulnerabile. Ed è così che tutto diventa l'amore non esiste, è solo una finzione per gente sdolcinata. Ed è proprio a questo punto che arrivi tu, con quel sorriso timido che trasforma i tuoi occhi in una dolcezza disarmante. Entri in punta di piedi, ma io ho aperto già un boato. Scombini tutte le carte in tavola, scardini certezze, butti all'aria regole, doveri e aspettative. Mi insegna a godere delle piccole cose, mi insegna ad apprezzare l'imperfezione,
mi insegna a rallentare, perché tagliare il traguardo a soli è più triste di non gareggiare. E io così ricomincio a respirare, a ridere, rinasco, una nuova me e un benvenuto a noi, che stiamo bene insieme senza nessun perché. Ho imparato che l'amore è semplicemente essere insieme, è sentire un senso di pace, è fare parte delle tue decisioni più importanti, è trovare la giusta distanza, è prendersi cura del rispetto dell'altro, è fidarsi e affidarsi, è un mandami un messaggio quando arrivi, è questo è tuo, te lo dono. L'amore è avere il coraggio di trovarsi quando ci perdiamo e di scegliersi ogni singolo giorno della nostra vita. Ed è così che tutto diventa l'amore non esiste, esistiamo io e te e la nostra ribellione alla statistica. Grazie perché ti amo adesso ha un senso pronunciato dalle mie labbra. Invitiamo sul palco Mario. Ciao Mario, complimenti, complimenti veramente. Grazie. Puoi esprimere qualche pensiero? Figata, figata. Lui ha fatto dei sacrifici in mani per essere... È acceso, è acceso. Sì. Meno... Ok, ora è acceso. Okay. Allora ripeto, figata. Ha fatto un viaggio abbastanza complesso per essere qua solo questa sera e per questo ti ringraziamo. Grazie a voi. E anche domani sarà difficile, fra 4 ore ho il taxi, quindi perfetto. E va bene, dai. Però se sei qua è perché ne hai avuto il piacere. Ci tenevo, sì. E noi per questo ti ringraziamo. Premiamo il nostro caro socio. Sì. Mettiti al centro, una bella foto. Grazie ancora. E adesso passiamo al primo classificato, che è... Modestino Iavarone. Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, nel degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
L'applauso a Modestino Iavarone, anche lui non è oggi qui, e glielo faremo recapitare a casa, quindi complimenti ancora Modestino. E passiamo subito all'ultima categoria in gara, film brevi. Vediamo il terzo classificato che è... Bruno Tedeschi. Una fina che senza contare il tempo che passa si ferma in tala testa, c'ha senza le vini, è lima, è lima, e un giorno dopo giorno rompe le catine. Pichino l'amore è l'unica catina che piace al cuore. Vengono qui a Marzamemi a sposarsi e a promettersi questo eterno amore in un altro borgo marinaro nel quale si percepisce di essere in Sicilia. Ballando il mambo all'Italiano, ehi, ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, go, 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 you make up siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, tell him pussy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano. Ringraziamo Bruno e complimentiamoci con lui, neanche lui è qui stasera, quindi glielo faremo recapitare a casa. Adesso passiamo al secondo classificato, che è Sergio Eblo. There comes a time in every man's life when they meet their true love, their soulmate, the one person who will know them and love them for the rest of their life. When we met 10 years ago in New York, falling in love was not something we had in mind, but we did.
10 years later, God's probably still listening, because here we are in the beautiful rolling hills of Tuscany, with family, friends, and you. In your lives together, remember to trust each other. Then the relationship between the two of you will become deeper and stronger. Grace, I will spend the rest of my life trying to make you feel the way that I feel about you right here, right now. Because I'm utterly and completely in love with you. I want to honor the commitment we make with the same intent you've shown me in the decade that we've been together. Spend the future many, many, many decades helping to find the best version of yourself. Cheers. Invito sul palco Sergio Eblo. Complimenti, complimenti vivissimi. Prendiamo il microfono. Chi è che si alza per segnare? Intanto una tua impressione a caldo. A noi ci interessa sapere se ti stiamo trattando bene. Sì, sì, sempre. Sicuro, vero? Sì, sì, ok, sì. Poi... Tu ogni tanto... No, però va bene. Pazienza. Avviciniamoci un po' più in qua. E niente. Esprimici un po' le tue sensazioni. Voglio ringraziare sempre NV comunque per l'opportunità che ci dà ogni volta, per le crescite che ci offre, e spingere comunque giovani sempre comunque a mettersi in gioco piuttosto che mantenersi un po' per loro le cose. Mettetevi in gioco, alla fine riuscirete a dare qualcosa anche voi. Grazie, un bel messaggio. Complimenti ancora. Una piccola foto, vai Adriano. Grazie. Adesso passiamo al vincitore della categoria film brevi, che è... Andrea Tortora. Che in fondo non c'è stato nulla di così complicato. È stato naturale arrivare fino a oggi. Uscire insieme, innamorarci, trovarci in mezzo alla folla dei concerti, viaggiare, ascoltare musica. E poi comprare casa insieme, confrontarci sul lavoro, gioire insieme delle vittorie e soffrire, ma sempre insieme, delle sconfitte. Non ci siamo mai persi negli anni. Anche quando tutto sembrava andare a fondo, rimaneva una parola, una canzone, o un gesto a risollevarci. E questo percorso mi permette ogni giorno di stare meglio, stare sempre più distante dai miei giorni più neri.
a mano ci siamo modellati, mantenendo il buono di noi stessi. Io sempre positiva e tu un po' più sospettoso. Io poco attenta e tu molto preciso. Insieme semplicemente migliori, tutti e due. E se penso alla mia vita felice, penso a te. Perché è bello fare le cose divisi, ma se ci sei tu è sempre meglio. Non ti prometto grandi cose, perché le promesse vanno sempre mantenute e voglio dormire serena. Quindi non ti farò la promessa che sarò più attenta o quelle classiche cose che si dicono in queste situazioni. Ma ti prometto, se ti può bastare, che l'emozione che ho nel cuore, nelle mani e negli occhi oggi la potrai ritrovare sempre, in forme diverse magari, ma sarà sempre qui, come me ora, davanti a te, a portata di mano. Niente, Marilou. Niente di più di quello che già ci promettiamo ogni giorno stando insieme ed affrontando la giornata a modo nostro. La promessa di esserci sempre, di pararci dalle botte, non sentirci mai davvero soli. Una promessa è una promessa. E questa me la leggo al dito. Ti prometto che io sono così e quello che ti aspetta da oggi in poi non è altro che quello che già sai, che hai vissuto da 8 anni a questa parte. Anzi, forse sarà ancora meglio, ma questo lo scopriamo insieme. Invitiamo sul palco Andrea Tortora. Ciao, complimenti ancora. Anche da parte tua una bella impressione a questa esperienza. Ma è sempre un piacere essere qua, come quando sono venuto già la volta scorsa. È un piacere stare in mezzo a colleghi, in mezzo a persone così brave, perché il livello comunque è alto da parte di tutti e la cosa più bella è il confronto che si crea durante tutti i giorni del campus, anche quelli fuori dal momento del corso, quindi tutti i momenti che si condivide insieme, i pareri che si condivide insieme a tavola, ed è la parte più bella che ho apprezzato di più. E noi ti ringraziamo per questo. Grazie mille di grazie tutto. Grazie per... complimenti. Voglio ringraziare tutti i colleghi, anche tutti quelli che mi hanno sostenuto già dal campus corso, che era il momento in cui stavo iniziando a montare questo video. Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, che hanno creduto in questo montaggio, grazie a tutti i giudici, grazie a tutta l'associazione. Grazie a te e complimenti. Qua il premio di 100 euro dell'azienda FOA. Mettiamoci qua per una bella foto. Ok, allora, ancora non è finita. Prima di andare avanti ricordo ai ragazzi che ci sono in sala, che hanno ricevuto il premio, che possono passare per ritirare la custodia, perché è un oggetto fragile, quindi evitiamo che lo rompiate.
Ora passo la parola al presidente per delucidarvi sull'ultimo premio che ci sarà stasera in diciamo in gara, in, non in gara però la stessa allora, cosa abbiamo importanza. Ciao mamma. Oltre alle quattro categorie, i tre premi per le quattro categorie che hanno votato i giudici, abbiamo introdotto anche un altro premio quest'anno al miglior videografo. Il miglior videografo non di è matrimonio. Stato di matrimonio. Non è stato votato dai giudici, la scelta del videografo non dipende solo dal video presentato, ma abbiamo fatto io in prima persona, condividendo con il direttivo, anche se poi comunque ho avuto un confronto sia con i giudici sia anche con Fabio Stanzione, abbiamo avuto questo confronto, tramite una valutazione del portfolio, perciò tutti i vari lavori che hanno fatto, della costanza, della qualità, non solo di un lavoro ma di tanti lavori. Non è stato semplice perché diciamo ci sono stati diversi nomi su cui abbiamo discusso perché erano tutti sulla stessa, cioè potevano potenzialmente essere tutti quanti vincitori. Diciamo che per una piccola virgola, per piccole cose, abbiamo concordato su un nome che adesso vi scopriremo. L'Awards miglior videografo di matrimonio 2023 va a Sergio Eblo. Applauso. Accendiamo. Vieni Sergio. Ci si rivede, eh? Anche per te c'è il premio di 100 euro di FOVA, non lo so. Vabbè, in privato. Sì, quando vuoi. Diciamo che rispetto forse a tanti contest, tanti awards nei quali partecipiamo, nei quali conta un unico video ad essere giudicato, quindi tanti fattori, penso che essere giudicato miglior videografo italiano seguendo tutto il portfolio, tutto un percorso alquanto emozionante, credo che debba ringraziarvi. No, sicuramente va a te perché stai seguendo una certa crescita. Personalmente sono molto felice perché fai parte a NV e ho conosciuto il tuo percorso di crescita da anni, perciò in prima persona so perfettamente qual è stato questo percorso e questa crescita. Ma sono comunque tanto felice perché oltre a te, sai benissimo, ci sono anche altri videografi che hanno fatto un percorso straordinario. E avervi comunque tutti quanti in ANV per me è un grandissimo orgoglio. Io mi sento onorato soprattutto a stare adesso a fianco a Daniele, perché io iniziai effettivamente da un workshop di Daniele a cambiare tutta la mia storia, quindi lontano 2017 quindi grazie Daniele. Grazie a te. Grazie. Facciamo una foto. Grazie. Inviterei tutti gli altri ragazzi che hanno vinto. Sì, se venite i ragazzi che abbiamo premiato. Facciamo magari una foto tutti quanti insieme, tutti i premiati. Portate e i giudici. Il premio. Posiamo il microfono. Sì, sì. Se no si rompono. Facciamo una bella foto tutti insieme. Più in qua. Aspettaci, Giuseppe. Pensavo.
qua Cimino. No, tutti. Ok, grazie. Naturalmente, come ogni bella manifestazione ha un inizio, si deve concludere in qualche modo. Si conclude naturalmente ringraziando nuovamente FOVA per averci supportato in questo percorso e speriamo che continui ancora con ricchi premi e con per noi. Grazie a tutto il direttivo NV, grazie ai soci per essere qui, grazie al presidente e grazie anche a me che presento, mi sembra pure normale. Grazie Calò. Oh. Grazie. E quindi niente, buona serata a tutti e buona continuazione. Domani continua l'ultima giornata di campus. Grazie ai giudici e buonanotte.